Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale. Buona domenica a tutti ragazzi, oggi finalmente una buona domenica perché quando l'Inter vince è sempre una buona domenica, comunque in generale sempre un bel risveglio. L'Inter appunto che torna alla vittoria contro il Genova per 2-0, gol di Lukaku e Danilone D'Ambrosio. Partita che non mi è piaciuta, sinceramente, sono sincero, l'Inter ieri non mi ha entusiasmato, poi l'avversario era anche un po' quello che era, ma non me ne frega davvero niente. Io volevo solo i 3 punti ieri, sono arrivati, li volevamo tutti quanti, perché veniamo da un periodo non proprio positivo e una vittoria aiuta a sollevare il morale, per cui grande vittoria a livello morale, ragazzi, che ci aiuterà molto in vista della sfida di martedì contro lo Shakhtar in Champions League. Prima di partire con il commento generale della partita, vi ricordo di 1. Andare a vedere la live reaction perché è uscita ieri sul canale, quindi per chi ancora non l'avete vista, cosa state aspettando, andatela a vedere. 2. Iscrivervi al canale e attivare la campanellina. E 3. Seguirmi su Instagram, che comunque ci divertiamo, e il link come al solito in descrizione. Parliamo della partita di ieri sera, ragazzi. Già detto che l'Inter ieri noiosissima. Primo tempo noiosissimo, davvero mi stavo quasi addormentando, ragazzi, c'è una cosa davvero penosa il primo tempo. Io non ricordo occasioni potenziali da gol, ma proprio zero, cioè non ne ricordo, forse sì, un contatto dubbio su Lukaku in area di rigore, un tiro deviato di Lautaro, ma niente di che, cioè davvero niente di che. Primo tempo davvero nullo ieri. Cosa dire? Sul primo tempo non si può dire nulla. Secondo tempo anche, perché alla fine il secondo tempo, ragazzi, cioè, fino al 60esimo, mosci come non so cosa. Cioè, abbiamo avuto per 90 minuti possesso palla, ma grandissime occasioni, non è che ne abbiamo proprio create. È vero che il Genova era tutto dietro e quello che volete, però un qualcosina in più si poteva fare, secondo me. La partita è cambiata quando è entrata Nicol Barella. Quando è entrato Barella, ragazzi, la partita è cambiata. E questo va ancora una volta a discapito di Eriksen, che anche ieri, ragazzi, lasciatemelo dire, a me dispiace, ragazzi, ma ha fornito una prestazione molto sottotono. Perché Eriksen, cioè, sì, un tunnellino, qualche passaggio, però, cioè, noi vogliamo di più da te. Cioè, vogliamo di più. Ieri è entrato Barella, in 7 minuti ha fatto quello che dovevi fare tu. In 7 minuti, in 7 minuti. Tu ne hai avuti 60 in esposizione, Barella in 7 minuti ha fatto l'assist per Lukaku. Cioè, per cui, Eriksen, non so, vedi tu quello che devi fare. Perché così, per me, puoi accomodarti sempre in panchina. Perché anche ieri c'è stata una delusione. Questo, raga, è quanto. Eriksen che gioca male per 60 minuti, entra Barella in 7 minuti fa quello che doveva fare Eriksen. Poi Barella fa una partita strepitosa, cioè secondo me ieri migliore in campo Barella, ragazzi, perché entra e praticamente cambia la faccia dell'Inter, cambia il ritmo, incomincia a correre come sa fare, cambia il ritmo all'Inter. Poi vabbè, ovviamente, raga, Romelone in questo periodo siamo dipendenti da Lukaku, ce le sblocca tutte lui, ci sta tirando lui. Sta tirando avanti lui la carretta e quindi dipendiamo da lui, ragazzi. In questo periodo c'è davvero, siamo Lukaku dipendenti. E il che non è proprio positivo, ragazzi. Non è proprio positivo, però ben venga che comunque Romelu, quando c'è da buttarla dentro, la sta sempre buttando dentro in questo periodo. Poi cosa dire? Andiamo in vantaggio. E la partita rimane la stessa, ovvero una partita di gestione da parte dell'Inter che fino al momento del gol aveva sì gestito, ma diciamo con un po' più, secondo me, di paura, perché il gol, ragazzi, non arrivava, le occasioni non arrivavano. È arrivato il gol, secondo me l'Inter ha gestito la partita ma con molta tranquillità, perché ragazzi, Genova, lasciatemelo dire, inesistente. Cioè, Genova c'era Pandev là davanti, che ragazzi, Pandev con tutto il bene che gli voglio, però c'ha 40 anni, cioè capite che non è che può far molto ormai, per cui Genova, ragazzi, praticamente inesistente. Handanovic, poverino, è andato a Genova a prendere freddo. Quindi questa è stata un po' più o meno la partita di ieri. Poi
l'abbiamo chiusa definitivamente al 79esimo con il gol di D'Ambrosio su assist, raga, di Ranocchia, menzione d'onore per Ranocchia, ragazzi, perché è vero, era il Genova e non era un avversario molto difficile, però Ranocchia non giocava da 3 mesi, non vedeva il campo da 3 mesi Ranocchia, per cui non è proprio facile farsi trovare pronti, preparati, è vero che era Genova, però bisogna sapersi trovare pronti e preparati, per cui ancora una volta Ranocchia dimostra grande professionalità e anche di essere comunque utile in determinate occasioni, perché ha fatto rifiatare De Vrij, De Vrij non ha visto il campo, il che è positivo perché ha rifiatato e sarà al top per la sfida con lo Shakhtar. Ranocchia ha fatto una gran prestazione, per cui bravo Ranocchia. Altro ragazzi, giocatore che mi è piaciuto, se non fosse entrato Barella avrei dato a lui il migliore in campo, Darmian, ragazzi, perché Darmian sa, due partite strepitose, a parte che ieri ha giocato in qualsiasi ruolo del campo, ha giocato difensore centrale e esterno destro perché si alternava con D'Ambrosio, poi quando è uscito Perisic ed è entrato Hakimi è passato a sinistra al posto di Perisic, che apro e chiudo parentesi, altra pessima partita di Perisic, discorso Perisic chiuso. Tornando a Darmian, ha fatto davvero una partita strepitosa anche ieri Darmian, poi è vero qualche piccola imprecisione, ma cioè per me è buono, raga, per me mi sta molto piacendo Darmian, mi sta molto piacendo, per cui molto positivo le sue prime 2 partite. E appunto poi dopo aver chiuso la partita siamo andati praticamente in gestione, l'Inter ha addormentato completamente la partita aspettando il 90esimo e il triplice fischio, ha avuto qualche piccola occasione dopo il 2-0 con Pinamonti, che anche lui prima partita di quest'anno con la maglia dell'Inter, un ingresso possiamo dire positivo, spreca una buona occasione, però secondo me anche Pinamonti quest'anno potrà ritagliarsi qualche spazio, perché ragazzi in rosa Pinamonti è il sostituto più naturale di Lukaku, ragazzi, diciamocelo, per cui anche Pinamonti secondo me potrà ritagliarsi qualche spazio, poi io lo ripeto, a me Pinamonti piace, io sono contento di averlo in rosa. Questo è quanto ragazzi, aspettiamo ora la partita di martedì, che è molto importante, raga, perché praticamente siamo già mezzo obbligati a vincere. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, un bel mi piace sotto questo video e noi ci becchiamo al prossimo video. Vi ricordo un'altra volta che è uscita la live reaction, andate a vederla. Bella raga, e amala sempre, e finalmente siamo tornati a vincere, dai ragazzi.